Sono Simona Vignali e da più di 25 anni aiuto le persone a dimagrire senza dieta con la naturopatia. Sul grasso c'è così tanta disinformazione, ma così tanta che tutto quello che pensiamo di sapere sul grasso è sbagliato. Bisogna fare chiarezza ed è quello che faremo in questo video. Ciao amici, oggi parliamo di grasso, quel cattivone! Ma poverino, lui non fa nulla di male, anzi, fa tante cose buone. E tu dici? Il grasso corporeo serve, per esempio, ad accumulare energia, aiuta a mantenere la temperatura interna perché fa da isolante ed è necessario per il metabolismo cellulare. Il problema arriva quando è in eccesso, ma anche qui la disinformazione dilaga. Basterebbe conoscere poche cose e metterle in pratica. E oggi scopriamo 5 fatti reali sul grasso e su come tenerlo a bada in modo sano. Per ogni punto vi chiedo di votare nel sondaggio qui in alto. Avete scoperto qualcosa di nuovo interessante? Fatemelo sapere. 1. Grassi di famiglia? Pensare che siamo grassi perché lo sono i nostri familiari è per lo più falso. Secondo le ricerche, la genetica conta pochissimo in questo caso, al massimo il 20%, non di più. Infatti, gli eventuali geni nel DNA che ci fanno essere più rotondetti si possono facilmente inibire con sport, alimentazione sana e stile di vita attivo. Il vero problema sono le abitudini sbagliate, quelle sì che si ereditano facilmente. 2. I magri non hanno grasso. Tutti accumuliamo grasso, anche i magri, solo che non si vede. Hanno il grasso invisibile? Il grasso che si vede si chiama superficiale, sarà poco estetico ma è anche poco pericoloso. Il grasso che non si vede si chiama viscerale, è quello che si accumula tra gli organi ed è il più pericoloso. Ed è un fattore di rischio per patologie circolatorie e disfunzioni degli organi. Per eliminarlo, gli esperti dell'International Journal of Cardiology consigliano l'allenamento di forza in palestra che brucia più grasso della corsa. 3. Dimagrire è una questione di volontà. E infatti io non ne ho. E invece ti puoi consolare perché questo è un grosso falso mito. Dimagrire è una questione di abitudini sane, movimento, alimentazione e stile di vita. La forza di volontà deve essere usata per costruire queste abitudini, perché poi funzionano da sole senza doverci sforzare per mantenerle. Se puntiamo tutto sulla forza di volontà per dimagrire nel momento, avremo presto una brutta sorpresa. Perché richiede al cervello uno sforzo continuo che prima o poi dobbiamo interrompere. 4. I grassi buoni fanno sempre bene. Magari fosse vero. Per tutti i cibi vale la legge della moderazione. Se abusiamo anche dei cibi sani, rischiamo di trovarci con qualche problemino. Con i grassi, che siano buoni o no, il rischio è perdere il conto delle calorie ingerite. I grassi, infatti, hanno in media il doppio delle calorie delle proteine e dei carboidrati. 5. Per essere in forma, bisogna essere magri. Vedi, scheletto, te lo dicevo io che sei un po' grassottello. Attenzione, perché non è esattamente così. Ci spiega perché l'Ayurveda. Esistono 3 tipologie di costituzioni fisiche diverse e in Ayurveda si chiamano Vata, Pitta e Kapha. Gli individui con prevalenza Vata sono naturalmente più magri, quelli con prevalenza Pitta sono naturalmente più definiti e quelli con prevalenza Kapha sono naturalmente più rotondi. E ognuna delle 3 costituzioni può essere in forma, magra, definita e rotonda. Piuttosto, riusciamo a salire le scale di casa senza avere il fiatone? Se dobbiamo correre dietro a un autobus o per prendere il treno, l'aereo all'ultimo momento, arriviamo con le pulsazioni a 1000 in un bagno di sudore? Magri o grassi, questo è un segno che dobbiamo rimetterci in forma. E per farlo, seguite gli allenamenti Trendy Sani che trovate in questa playlist. Ora mettete un bel mi piace a questo video, condividete sui social e iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei consigli. Potete anche partecipare al crowdfunding di sostegno per il progetto di divulgazione del canale abbonandovi con un piccolo contributo mensile. Info in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Iscrivetevi al... io sì. Ma poverino, no!